A tutti ragazzi, qua è Mario. Oggi siamo qui con un nuovo video su Clash of Clans. Allora, sono passati i secoli dall'ultimo video appunto di Clash of Clans, anche perché mi sembra che era o il primo o il secondo, quindi questo qua sarebbe o il secondo o il terzo. E niente ragazzi, allora, sono migliorato veramente drasticamente dall'ultima volta appunto che avete visto il mio villaggio. Mi sembra che sono migliorato di un 40-50 livelli. Ah sì, perché ero a livello 72, quindi forse sono migliorato di 50 livelli precisi. Allora ragazzi, come potete vedere, sono passato da un TH8 diciamo normale medio appunto a un TH9 veramente forte. Adesso sono infatti un TH9 maxato. Faccio vedere anche le truppe. Allora, come potete vedere, sono praticamente tutto quanto maxato, a parte i goblin, gli eroi, la fulmine che appunto andrò a migliorare in questi giorni, la strega che mi finisce tra 5 ore, poi vabbè la valchiria e le pozioni nere che andrò a fare per ultime, perché sono diciamo le cose meno importanti. E nulla ragazzi, sono veramente migliorato tantissimo. Adesso, come potete vedere, ho anche tutte quante le mura al 9 e ho incominciato a fare quelle al 10. E nulla, magari lasciatemi nei commenti scritto se secondo voi dovrei già passare a TH10 oppure se devo continuare a stare a TH9 finché non maxo tutto completamente, quindi anche gli eroi e le mura. La mia idea in realtà sarebbe quella di arrivare almeno con entrambi gli eroi al 25 e una buona parte delle mura al 10 e poi passare appunto a TH10 quando appunto mi sentirò diciamo pronto e in vena di giocare, anche perché in questo momento un po' mi sta passando, avrei una fottuta voglia di appunto farmi il TH10. E quindi non lo faccio adesso, lo faccio adesso, no, sto scherzando ovviamente. E nulla, come ho detto, tra 5 ore mi finiscono le streghe al 2, non vedo l'ora di provarle, devono essere veramente forti. Purtroppo che non le posso fare al 3 perché le ho viste tipo dei video di quelli potenti e sono veramente, cioè spaccano di brutto il culo. E niente, vi faccio un attimino vedere il mio clan, ragazzi. E questo qua, quello lì, sempre del video precedente, Made in UGZ. Non ci siamo mossi perché io l'avevo un attimo accantonato e sono andato un po' a farmi dei giretti nei migliori clan italiani. Infatti, vediamo: migliori clan locale, Italy. No, migliori giocatori. Incredibile, vedi, stavo nel clan Presidium War, che ragazzi è veramente un clan eccezionale, sono veramente fortissimi. E grazie a loro anche che sono arrivato a Titano. Infatti, boh, se stanno guardando questi video, questo video li saluto, non riesco più a parlare. E niente, vi faccio un attimino vedere il mio profilo, che ve l'ho fatto vedere prima. Allora, 450 stelle in war, record appunto 4150, e adesso abbiamo 2838 coppe. Allora ragazzi, ritornando a parlare del clan, perché io faccio una cosa, poi ne faccio un'altra, non porto mai a termine niente, volevo dirvi che stiamo reclutando, quindi ragazzi, se qualcuno di voi vuole entrare, siete appunto i benvenuti. Allora, qui adesso siamo questa gente qua, che la maggior parte sono amici, invece altra è gente random che appunto andrà eliminata perché sono veramente inattivi e molti non attaccano in war. La war attuale la stiamo per perdere, comunque mancano 23 minuti, ci sarebbe ancora da attaccare il 5, ma comunque loro hanno fatto più percentuale, quindi anche se lo tristelleressimo, massimo, come si dice, vabbè, non mi viene, avremmo comunque perso la war, quindi poco importa. E niente ragazzi, se volete entrate, il clan è questo qua, Made in UGZ, se lo volete cercare Made in UGJ, poi L, attenzione perché sennò non si potrebbe, diciamo, scrivere. E questo qua è il tag, quindi vi consiglio, scrivete un attimino il tag e ci trovate. E nulla, comunque è un clan per divertirci, nulla di che. Vi faccio un attimino vedere un attacco che ho fatto prima, 11 minuti fa, boh, ve lo faccio vedere così tanto per far vedere, diciamo, come di solito attacco, anche se questo qui era un po' random perché non mi sono, tra virgolette, impegnato tantissimo. Infatti, come detto, non ho nemmeno tanta voglia, però quando posso attacco. Come avete visto, ho buttato i due mastini, cioè ho buttato tutte le mongolfiere, poi dietro le mongolfiere due mastini, gli sgherri, e così sono riuscito a fare appunto 2 stelle a questo TH9 che anche lui è maxato. La cosa bella di questo attacco che mi è piaciuto è che sono riuscito a buttare giù il municipio nemico
grazie alla caduta delle mongolfiere, quindi non grazie agli sgherri che poi vanno a pulire appunto. Guardate che figata, cadono le mongolfiere e butto giù il municipio. Secondo me questa cosa, cioè è una cosa che almeno a me mi affascina particolarmente, che ho visto tipo ancora quando non giocavo a Clash of Clans, l'ho visto in un video e ho detto Dio, bellissimo, un giorno voglio farlo anch'io e appunto ci sono riuscito, forse è la prima volta questa qui. Niente, adesso faccio vedere che faccio un po' di pulizia con il rebarbero per fare un po' più di percentuale, quindi garantirmi un bottino migliore e niente. Ragazzi, nulla, volevo anche dirvi che sono tornato e quindi farò molti più video in questi giorni. E farò video principalmente di Clash of Clans, penso, di Call of Duty. E poi se ci saranno altri giochi, magari consigliatemi voi qua sotto nei commenti. Comunque sono propenso a fare un po' tutto. Quindi nulla ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un bel like e un commento, scusatemi se il commentary non è stato impeccabile, ma appunto è veramente tanto che non faccio una live, quindi non sono più abituato, ma vi prometto che torneranno a essere di nuovo di qualità come una volta. E quindi nulla ragazzi, lasciate un bel like e un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella rega!